47 progetti per oltre 60 milioni di euro saranno recuperati e offerti al territorio siciliano in 40 comuni grazie allo sblocco dei fondi FESR, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, destinati alla riqualificazione urbana e all'impiantistica sportiva. Lo ha reso noto questa mattina Forza Italia nel corso di una conferenza stampa nella sede catanese dell'ARS. Siamo riusciti in commissione a sbloccare una graduatoria lasciata nel dimenticatoio da parte del governo Crocetta da diversi anni. È la graduatoria della misura Sviluppo Urbano Sostenibile, ben 50 progetti per un totale di oltre 72 milioni di euro per tutta la Sicilia, che andranno a riqualificare la vita delle città, ma soprattutto l'impiantistica sportiva in tutta l'isola. Ben 6 progetti riguardano la provincia di Catania e sono i progetti di Mirabel in Baccale, la costruzione dello stadio comunale a Raddusa, altri 2 milioni di euro per la costruzione dell'impianto sportivo polifunzionale a Caltagirone, 2 milioni di euro per quanto riguarda un centro polisportivo funzionale per altri 2 milioni, abbiamo detto, ma così anche a Maletto, a Lico di Obea e anche a Ramacca, in cui all'interno del Parco Wagner realizziamo un'altra struttura sportiva. Questo significa che finalmente sblocchiamo ben 72 milioni di euro che serviranno per dare un'impiantistica sportiva, ma anche per riqualificare il sistema della vita urbana che ultimamente dal governo Crocetta in questi 5 anni è stato assolutamente trascurato. In un momento in cui in Sicilia il PIL è sotto i tacchi, in un momento in cui i lavori pubblici sono inesistenti praticamente, non c'è una gru che lavora, non c'è un'impresa edile che lavora nei lavori pubblici, è chiaro che questo servirà a dare sviluppo, una boccata di ossigeno a tante imprese desiderose di lavorare, a tante persone che oggi sono in mezzo a una strada, ma soprattutto a creare un'impiantistica sportiva che può riportare la Sicilia in un livello accettabile rispetto ad oggi, in cui la qualità della vita è veramente al di sotto dei minimi degli standard nazionali.